Oggi Francesco ha invitato Roma ad essere faro di civiltà e maestra d'accoglienza. Può questa città rappresentare questo ruolo nel mondo? Lo ha rappresentato sempre e non può che rappresentarlo nuovamente. È difficile, ma occorre la concordia, come ha chiesto il Papa, e la convergenza di tutti. Lei è stato il primo ad accogliere un Papa nell'aula del Consiglio Comunale dopo la breccia di Porta Pia. Che ricordo ha di quegli anni e del rapporto col Vaticano di Giovanni Paolo II? San Giovanni Paolo volle costruire qualcosa che fosse destinato a durare oltre il Giubileo. È chiaro che annodammo in quella circostanza e con il suo meraviglioso gioco di parole, Roma capovolta diventa amor, e lui venne a dare questa parola di sintesi al popolo romano. È stato un fatto storico perché il Papa ha voluto parlare senza distinzione ai credenti, ai non credenti, e ha veramente sanato la breccia di Porta Pia e le fratture dei decenni successivi con un dialogo aperto alle altre confessioni religiose e al mondo, perché fu un giubileo universale, così come universale fu l'insegnamento di Papa Wojtyla.